È una giornata importante quella di oggi sul fronte del coronavirus. Si attende infatti che il quotidiano bollettino diffuso ogni giorno nel tardo pomeriggio dall'assessorato regionale alla sanità e dalla ASL Roma 4 fornisca ulteriori indicazioni sullo stato del contagio a Civitavecchia. Gli ultimi tre report che riguardavano i tamponi effettuati nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato scorsi hanno fatto registrare un'allarmante crescita del numero dei positivi. Domenica, alla luce dei pochissimi tamponi effettuati, non è stato possibile comprendere quale fosse la situazione ed ecco quindi che diventa importante il resoconto odierno che farà riferimento ai controlli eseguiti nella giornata di ieri. C'è da dire che nel corso dell'ultima riunione della Task Force Cittadina, svoltasi domenica, la responsabile del settore prevenzione dell'ASL, la dottoressa Simona Orsino, ha fatto presente che l'aumento delle positività non risulta significativo rispetto alle altre zone del Lazio, che sta comunque a significare che il sistema di tracciamento sta funzionando. Ciò perché la maggior parte dei contagi fa riferimento a nuclei familiari testati immediatamente dopo che uno dei componenti è risultato aver contratto il virus. Per quanto riguarda le strutture scolastiche è stato rilevato che la situazione è sotto controllo. Non risultano infine cluster nelle RSA e nessuna criticità all'ospedale San Paolo, che al momento sta gestendo senza affanni l'aumento dei ricoveri. Intanto, nella giornata di ieri al centro diagnostico Buonarroti sono stati eseguiti 185 tamponi rapidi. Sono state riscontrate 167 negatività e 18 positività per un tasso di contagio pari al 9,73%. Dei positivi riscontrati 15 sono residenti a Civitavecchia, 2 ad Allumiere e 1 a Tarquinia. 9 dei 18 positivi sono stati identificati grazie alle informazioni ricevute dai soggetti già risultati contagiati e l'opera di tracciamento immediato ha permesso di contattare tempestivamente le persone con cui avevano avuto contatti stretti ed evidenziare tra loro nuove positività. Il numero complessivo di test effettuati è adesso salito a 6.514, mentre la positività riscontrata finora è stata di 455, pari al 6,98%. Andare avanti senza se e senza ma. Sembra essere questo l'intendimento del sindaco Ernesto Tedesco, che ieri ha risposto picche all'ultimatum lanciatogli sabato scorso dagli ormai ex alleati di Fratelli d'Italia e che nel consiglio comunale pomeridiano ha presentato la sua nuova giunta. Dunque il primo cittadino ha deciso di non cedere e di proseguire la sua avventura a Palazzo del Pincio, potendo contare su una maggioranza comunque esigua, visto che al momento su 25 consiglieri complessivi soltanto 13 sono ufficialmente dalla sua parte. C'è anche da dire che difficilmente gli attuali consiglieri di Fratelli d'Italia, pur non facendo ufficialmente parte della maggioranza al governo della città, potranno votare contro tutti i prossimi provvedimenti, la stragrande maggioranza dei quali sono stati condivisi con gli ex alleati e con lo stesso primo cittadino. C'è poi da sottolineare che la stessa minoranza, considerata anche la drammatica situazione che la città sta vivendo per le conseguenze del coronavirus, difficilmente svolgerà il suo ruolo di opposizione con atteggiamenti ostruzionistici. C'è infine da mettere in conto che la questione non può considerarsi comunque chiusa a livello dei cosiddetti tavoli romani. Insomma, perlomeno apparentemente, il sindaco Tedesco può dormire sonni tranquilli. Dopo il servizio di ieri del TRC Giornale, che metteva ancora una volta in luce l'incresciosa situazione che si registra in entrambi i cimiteri cittadini per la scarsa disponibilità di tombe e loculi, si registra un intervento dell'assessore e vice sindaco Manuel Magliani. In una nota informa che la giunta di giovedì scorso ha approvato nel complesso contesto del piano triennale delle opere pubbliche anche la realizzazione di circa 400 nuovi loculi al cimitero di via Braccianese Claudia. Il vice sindaco spiega che l'opera sarà interamente finanziata dal comune senza accensione di mutuo. Annuncia quindi che da gennaio, con l'approvazione del bilancio, sarà possibile impegnare le somme e partire con la costruzione dei loculi. Mentre l'iter per la realizzazione a Torre Valdaliga Nord di una centrale alimentata a gas prosegue a livello regionale e nazionale, spuntano nuove idee per una produzione energetica meno impattante sotto il profilo ambientale. Si è molto parlato e si parla tuttora della produzione di idrogeno, ma cominciano a farsi largo proposte riguardanti l'eolico offshore, ovvero l'installazione di pale eoliche a largo non visibili dalla costa. Potrebbero esserci non solo il gas e l'idrogeno nel futuro della produzione energetica a Civitavecchia. Col passare dei giorni comincia a prendere consistenza l'ipotesi della possibile realizzazione di un impianto eolico offshore a largo, assolutamente non visibile dalla costa, che potrebbe garantire una notevole produzione di energia e soprattutto nella fase realizzativa avrebbe un impatto occupazionale particolarmente interessante. A riguardo sembra che vi sia un gruppo pronto a formulare una proposta in tal senso, avendo elaborato già
un progetto di massima. Si tratterebbe, a quanto sembra, di un impianto eolico offshore di notevoli dimensioni, simile a quello che sta per sorgere nel Mar Ionio, grazie all'investimento di Renexia, società del gruppo Toto, che ha presentato Meduos, il primo maxi impianto di eolico galleggiante in Italia. A livello progettuale, la futura centrale sarà dotata di centinaia di turbine che saranno collocate ad alcune decine di chilometri dalla costa, quindi assolutamente invisibili, che avranno una capacità complessiva di circa 3 gigawatt. Le cosiddette pale eoliche sarebbero installate su piattaforme galleggianti per un impianto che avrebbe comunque necessità di discreti interventi di manutenzione. C'è da dire che anche l'Unione Europea punta molto sulle rinnovabili offshore per il programma di decarbonizzazione del continente, che dovrebbe trovare definitiva attuazione entro il 2050. Proprio nei giorni scorsi la Commissione Europea ha presentato la sua strategia a riguardo, per la quale sono previsti investimenti per 800 milioni di euro ed è incentrata su una forte crescita della capacità eolica in mare. Si dovrebbe infatti passare dagli attuali 12 gigawatt ad almeno 60 gigawatt entro il 2030, per arrivare poi a 300 gigawatt nel 2050. A questi si aggiungeranno poi, sempre entro il 2050, 40 gigawatt di energia oceanica ed altre tecnologie emergenti come l'eolico e il fotovoltaico galleggianti. Per favorire gli investimenti, la Commissione UE fornirà un quadro giuridico chiaro ed efficace, contribuirà a mobilitare tutti i possibili fondi a sostegno dello sviluppo del settore, con i Paesi membri incoraggiati ad utilizzare il Recovery Fund. Insomma, a quanto pare, sotto l'aspetto della produzione dell'energia, il futuro sta davvero cominciando adesso. Confcommercio alza la voce. L'organismo che riunisce i commercianti locali non ha condiviso la decisione del sindaco tedesco di non ascoltarlo riguardo la nomina del nuovo assessore al settore, che sarà Emanuela Di Paolo. Inoltre, Confcommercio si sente abbandonata dalle istituzioni su molti fronti in un periodo peraltro complicatissimo per l'emergenza Covid. Graziano Luciani aveva proposto al sindaco tedesco una riunione per parlare della nomina del nuovo assessore al commercio. I fatti però hanno visto il sindaco andare avanti per la sua strada, ha eletto l'assessore Di Paolo. Come reagite a questa situazione? Beh, noi nella riunione avevamo chiesto di essere consultati non per avere l'assessorato, come tanti fraintendono, ma per dare un apporto al sindaco su quello che c'era da fare. Di essere consultati in questo periodo un po' drastico della pandemia, socialmente un po' disagiato, per dare una scossa, una indicazione a chi farà l'assessore al commercio su come comportarsi. E il sindaco ha detto che già aveva fatto tutto, per cui non c'era nessun scampo. L'ennesimo non coinvolgimento per tutti i fattori che riguardano il commercio, perché non è soltanto il non averci ascoltato prima della nomina dell'assessore, ma anche per altre tematiche, che sono Google Consenter, che non ci hanno assolutamente coinvolto, quanto riguarda il nuovo regolamento del commercio non ci hanno coinvolto, per quanto riguarda anche una nostra proposta, cioè il navettamento di tutti quei croceristi che dovrebbero venire a Civitavecchia, perché noi dobbiamo avere dai 2.000 ai 4.000 persone al giorno. Non sappiamo, non ci importa chi farà il navettamento, ma basta che ci siano. Avevamo fatto una proposta un tempo fa all'amministrazione in cui chiedevamo, visto che i bus GT non possono entrare in città per una motivazione di traffico e inquinamento, gli abbiamo detto portate gli autobus del TPL dentro al porto, così ci sono già le fermate pronte. E loro hanno fatto una riunione, gli era piaciuta questa idea, hanno fatto una riunione col porto, non ci hanno coinvolto e in poche parole passa soltanto un autobus che li porta solo alla stazione, e questo non va bene, perché quelle 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 persone che noi vogliamo non ci saranno. Per cui cosa chiediamo noi? Di essere coinvolti e insieme di aiutarci a diventare una città ricca. Una città ricca significa... Una città ricca non significa soltanto la ricchezza dei commercianti, ma tanti posti di lavoro, perché se a Civitavecchia vengono 4.000 persone al giorno, tutte le attività saranno costrette ad assumere persone, e si parla, una stima di Confcommercio, di almeno 500 assunzioni. Quindi tutti insieme cerchiamo di crescere e di diventare una città ricca.
Sembra entrata in un tunnel senza fine la situazione del Palagaglio, ormai chiuso dallo scorso marzo. Nel corso di una riunione tra le società, tra SNC, Cose Recentum Celle, che compongono il consorzio, non si è arrivati ad una soluzione per la riapertura della struttura ed è molto probabile che l'impianto resterà chiuso fin quando non terminerà l'emergenza Covid, in quanto fino a quel momento sarà impossibile mantenerlo aperto senza gli ingressi economici del settore commerciale. Uno scenario problematico soprattutto per Enel SNC, che fra meno di due mesi, ovvero il 16 gennaio, partirà con il campionato di Serie A2. La società rossoceleste sta seriamente pensando all'eventualità di disputare le partite casalinghe alla piscina di Viterbo, gestita dalla FIN. Parte oggi il mercato invernale per Civitavecchia e CSL Soccer. Difficile capire se e come i due club interverranno, considerato anche il fatto che i rossoblù hanno disputato appena 5 partite totali, mentre i nerazzurri addirittura sono scesi in campo solo 3 volte. A causa dell'emergenza Covid, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di allungare i termini. Il tesseramento dei calciatori potrà essere richiesto fino al 26 febbraio 2021, con deadline fissata per le ore 19. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube TRC Giornale. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.